Ciao! Siamo tornati sulle pubblicità giapponesi. Era da un bel po' che non facevo video reaction su pubblicità giapponesi, praticamente dall'estate. E niente, visto che mi piace vedere il trash, quella cosa giapponese davvero assurda, ho detto perché non guardare altre pubblicità giapponesi? Ecco qua una carrellata di pubblicità giapponesi. E preparatevi al sano e puro trash, che in Giappone veramente è incommentabile. Ma che ca... Ma perché urlano? Ok, e questa era sobria più o meno. Questa no invece. Ecco cosa intendevo io per trash. Non so se vi siete resi conto, ma quanto è strana la tipa. Ma che... Io pensavo che sponsorizzassero del ramen, non delle pasticche, non so cosa diamine stanno pubblicizzando. Ma che ca... Buonissimo odore di sudore dei capelli. La degustazione pure, no, eh? Un po' di forfora, cioè. No! Te lo sapevo! Avrà caressi male, zuccheri! Kinno, te lo sapevo! Altro che la pubblicità italiana, cioè, questi superano. Io non è. Noto! Hai! Tak-chan! L'evoluzione di Olaf! Tak-chan! Ok, questo si è fatto troppe pasticche. Ma mi sembrava ovvio finisse così. So, Zekkuucho nara genkan o hajime ie no sumizumi made atatakai, shikamo keizaiteki. Kore kara no ie ni Zekku. Come si è finito da un pupazzo di neve alla batteria a non so cosa diamine sta pubblicizzando. Ikuyo! Non credo pesi un quintale quel cane. O c'è la forza peggio di non so chi. Ok, stanno pubblicizzando Amazon Prime. 400 yen de mio. Troppo easy. 2019 wo Prime. Questa diciamo era decente. Ma che ca... Si sta sniffando il gatto. Buona sapersi. C'è proprio di faccia. E il gatto in tutto ciò dorme. E te? Tutto ciò per un prodotto Google. Ok. Ma che ca... Perché uno è vestito da una cassa e un altro da non so, da un telefono? Otoro io ne! Otoro zettai! Otoro daisuki! Otoro sama! Sì, urliamo! Otoro? Otoro! Otoro! Otoro io ne! Otoro kurishouga! Kodawari anata ni! Kodawari kensoku! Il balletto finale vince! Cioè, top chiusura di una pubblicità. Non lo saprei nemmeno replicare io. Otoro io! Sì! Ma che ca... Hey Masato-san, watashi no koto suki? Mimi Starbucks, fui no bargain kaisai chu! Gomakasanai de. Quanto è cringe! Ne te wa. Itchaimasu ka? Mi Starbucks e! No vabbè. Oh, pubblicità di One Piece. C'è una renna ultra gigante lì dietro, quando in realtà non è così gigante. Non sono riusciti a replicare Chopper. Uguali, uguali, perfetti. Quella renna lì dietro no. Bene, va di moda in Giappone cantare questa canzone in ogni pubblicità. Ed è già la seconda pubblicità che sento con questa canzone. Dopo quelli con i capelli. Mikeken ok. Makanai ya. Kakureki towazu. Buaise. Kamiwata jiu. Hanno utilizzato One Piece per pubblicizzare un sito per cercare lavoro. Non so se hanno capito bene cosa vuol dire pubblicizzare. Ah, McDonald's. Ikimasu.
りさせちゃえ。ハッピーセットにトムとジェリーのマジックグッズ。野菜もし。Ok, secondo me quelli non sono mais, sono droga. Ok, cosa sarebbe quel coso? Ok, non ho parole di quello che sto vedendo. Ok, Pokémon. Almeno questo l'ho capito. Direi tranquilla come pubblicità. Pokémon Card Game. Campaign 実施中. Ci sta come pubblicità, dai. Double Shironeko Real Gachi Kanshia Campaign. Shironeko to Shirote ni Double Asonda. Sì, ma non urlarmi. Già, Double de yaranakya ne. Perché alla dminchia mescono dei crostacei? Shironeko baka nano? Ma perché ce li attaccati al naso? Sono stato masi pure in Giappone. Tutto ciò per pubblicizzare un gioco con dei crostacei al naso. Vabbè. Ok, io non ho parole. Meiji. Sì, chi cammina così per strada, tutto tranquillo. Sta diminuendo il trash in Giappone. Piano piano sta diminuendo, non so se sono io che non lo trovo. Oh, KFC. Chi non vorrebbe per regalo del pollo fritto? Ma sembrava che era morta. Lo dicevo, l'avevano avvelenata. E la versione fake, anzi la versione dei poveri di Gandalf. Perché si è messo a piangere? Ma perché si è messo a piangere? Non ci ho capito una mazza. Ma che? Che cacchio è? Presidente. Ah, pure in Giappone sono imparati come ci si protegge dal coronavirus. Lei nella prova. E invece no. Ok, hanno inventato uno spray contro i virus. Perché non crearlo anche in Italia? Andrebbe a ruba peggio della mucchina. In Giappone hanno capito tutto. Ma... Vabbè. Ok, direi di chiudere qua questo video sulle pubblicità giapponesi. Mi dispiace che erano poche, abbastanza trash, come intendo io. Ormai mi sono un po' abituato. Spero che in qualche modo vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bellissimo like, ovviamente importante. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci vediamo alla prossima trashata.